Con Andrea Porporati, regista del documentario La TV nel Pozzo, su Rai 3, sabato 21 settembre 2024. Ben trovato. Grazie, grazie altrettanto. Che racconto è stato questo? L'11 giugno del 1981, un bambino di 6 anni cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, nella campagna di Roma, e quel fatto di cronaca, per una serie di eventi, è diventato la più lunga diretta della TV italiana ed è stato uno dei più grandi eventi mediatici, una specie di cataclisma che ha cambiato per sempre il modo in cui i media raccontano la realtà. Per cui io ho deciso di fare un documentario non sul fatto, non sulla tragedia di Alfredo Rampi, che era il bambino caduto nel porto artesiano 11 giugno 1981, ma su come i media hanno raccontato il fatto. Com'è nato il progetto? Io ero uno dei 20 milioni di spettatori che hanno seguito quella diretta e che ne sono rimasti in qualche modo traumatizzati, perché in qualche modo la televisione ha raccontato la storia di Alfredino immaginando che avrebbe avuto un lieto fine, e in qualche modo tutti gli spettatori erano convinti che ci sarebbe stato questo lieto fine. Poi invece purtroppo il lieto fine non c'è stato, e quella tragedia ha segnato nel profondo la coscienza, so dire quasi di un popolo, perché un popolo intero. A Vermicino c'erano dal Presidente della Repubblica Bertini fino all'ultimo dei pompieri, dei soccorritori, anche gente, 20.000 persone che si sono recate lì per cercare di aiutare o semplicemente di guardare quello che stava accadendo. Ecco, un intero popolo che cerca sinceramente di salvare un bambino e non ci riesce, è un trauma per tutti. Che struttura gli hai dato? Da una parte seguo il racconto, si ricorda quei 3 giorni da quando Alfredo cade nel pozzo a quando purtroppo i soccorsi si interrompono perché non c'è più speranza, e dall'altro racconta però come nasce appunto questo cataclisma mediatico che trasforma un piccolo fatto di cronaca in una tragedia collettiva, e quindi segue il punto di vista sia di alcuni dei giornalisti che lo raccontarono, sia della TV che della carta stampata, sia quello di semplici spettatori che all'epoca alcuni erano bambini, altri erano adolescenti come me, e che poi negli anni hanno elaborato a loro volta, alcuni di loro almeno, delle forme di elaborazione del lutto, appunto hanno creato delle forme di elaborazione del lutto attraverso dei racconti personali. C'è Maurizio Monteleone, che era uno degli speleologi che per primo si calò nel pozzo per cercare di salvare il bambino, che tormentato da incubi e appunto da un vero e proprio trauma psicologico, molti anni dopo ha deciso di raccontare quei 3 giorni attraverso una graphic novel. E c'è Francesco Bianconi, frontman dei Baustelle, che ha scritto una canzone. Lui era bambino all'epoca, i fatti di Vermicino in qualche modo hanno interrotto la sua infanzia, gli hanno fatto capire, come dice nel film, che la vita può fare molto male per la prima volta, e anche lui a distanza di diversi anni ha sentito l'esigenza di scrivere una canzone che racconta la storia dal punto di vista di Alfredino stesso. E c'è Giuseppe Genna, che è uno scrittore, un romanziere, che ha scritto un romanzo, si chiama Desire, ispirato a quello, e altri. Quindi cerco di analizzare le varie forme di narrazione di quel fatto, quella della TV, sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista psicologico. Poi ci sono anche degli psicoanalisti che analizzano quanto è successo e perché questo fatto apparentemente è così piccolo, no? Sia diventato così importante, così trascinante nella coscienza collettiva. E poi a cercare di trarre delle conclusioni proprio sui limiti del racconto di media della realtà, e anche soprattutto su come lo sguardo di milioni di persone, nel momento che si posa su un fatto, lo cambia, lo stravolge, e oggi lo vediamo entrato nella coscienza comune. Oggi poi attraverso l'uso dei social media, dei telefoni, la continua contaminazione fra gli sguardi delle persone cambiano i fatti che vengono raccontati. Quindi l'episodio di Vermicino per me, non solo per me, è stato il primo a raccontare di come il tentativo dell'immaginario collettivo di ascoltare una storia per cercare di trovare un senso in un fatto abbia stravolto quel fatto e ne sia stato stravolto. Il documentario La TV nel Pozzo su Rai 3, sabato 21 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Andrea Porporati. A presto! A presto, grazie.